Il bello delle donne liguri, il pizzo al tombolo, una delle più antiche attività della Riviera del Levante Ligure. Un esempio sono i collari di pizzo indossati da dame e gentiluomini tra il 600 e il 700. Pittori fiamminghi come Rubens e Van Dyck, ad esempio, erano proprio specializzati a ritrarre questi collari realizzati con il punto Genova. Proprio i punti della tecnica, sviluppata attraverso dinastie di merlettaie, sono il patrimonio che si vuole salvare e trasmettere alle nuove generazioni. L'attenzione al merletto che facciamo da alcuni anni non è solo l'attenzione al merletto, ma a quello che ci sta dietro, a queste capacità femminili, a questi talenti femminili, a questa educazione alla manualità femminile in cui crediamo e che si può esprimere in tanti momenti, in tante attività. C'è chi scrive, chi dipinge, chi si dedica a un artigianato di reinvenzione o riutilizzo delle materie. Ma l'importante è veramente che ognuna di noi attinga la consapevolezza di queste capacità che sono state precipuamente femminili, sono delle attività che ci possono sostenere anche facendo altre cose, altri lavori, altri impegni. Possono essere una compensazione, un contorno, una piccola convinzione, a volte una piccola salvezza da altre brutte abitudini, abitudini che ci stancano troppo. A Santa Margherita si svolgono i corsi di merletto al tombolo, offerti gratuitamente dal comune, proprio a favore delle persone che esercitano quest'arte e questa capacità. È stato istituito l'elenco delle merlettaie della città e l'obiettivo, per l'amministrazione, è di mantenere viva una tradizione che in Liguria ha avuto una storia importante, dal contributo all'economia locale all'influenza sulla moda. Merletti come gioielli, dove l'abilità delle merlettaie di Santa Margherita Ligure è in continua evoluzione, senza trascurare l'antica arte fatta con talento, passione e cuore. Una manualità eccezionale nell'arte del pizzo, dove traspare quel sentimento antico e tramandato da generazioni, lavori che si possono definire capolavori di alto artigianato. L'obiettivo è il riconoscimento di questo saper fare come patrimonio immateriale dell'umanità, un percorso intrapreso presso l'UNESCO da Santa Margherita, Rapallo e Chiavari, insieme ad altre 35 città italiane. Il bello delle donne liguri. I pizzi al tombolo sono anche realizzati sotto gli occhi dei visitatori e altri oggetti nell'esposizione di artigianato femminile a tema organizzate a Santa Margherita Ligure. Thank you.